Marie, gli alieni della base mostrano che tutte le uscite della tua zona sono bloccate. L'unico modo per passare attraverso l'RCT è un sottosistema meccanico con due possibili tragitti. Attivandolo otterrai un passaggio diretto, ma è pericoloso. Estendere i ponti di servizio è più sicuro, ma i sistemi di illuminazione sono fuori uso. Scegli tu, Marie, e buona fortuna. Registrazione del responsabile impianto Henry Nelson, 24 ottobre 2145. Non so come raccontarlo, quindi parlerò solo di quello che so e di ciò che mi serve. Ho ricevuto diversi rapporti dal personale, in cui mi dicevano di aver sentito strani suoni, come delle voci, parlare, chiamarli, anche quando erano completamente da soli. All'inizio non ci credevo. I ragazzi qui amano scherzare, ma mi hanno assicurato di parlare sul serio. Ho ignorato i racconti inizialmente, fino a quando un giorno anch'io ho sentito qualcosa. Stavo lavorando su uno dei pannelli di servizio e ho distintamente sentito la voce di qualcuno dire «da questa parte». Mi sono girato per guardare, ma il passaggio era completamente vuoto. Mi sono guardato attorno, ma non ho visto nessuno. Ho anche controllato i registri di presenza e nessuno stava lavorando in quella zona. Non voglio sembrare pazzo, ma i ragazzi e io siamo un po' spaventati e alcuni di loro parlano addirittura di fantasmi. Così, per far sentire meglio tutti, me incluso, vorrei richiedere un controllo approfondito dell'area RCT da parte di una squadra della sicurezza. Grazie, Henry Nelson.
Quadra Bravo, ingresso sicuro, prendere posizione. Shh, sentito quel rumore? Qui capo, fatemi rapporto. Vidoio libero. Sam, qui non c'è niente. Cosa diavolo? Figlio di puttana! Capo, giro a sinistra. Funzionamento del reattore oltre i livelli di sicurezza. Marine, squadra Bravo è andata. Non se ne sa nulla. Stava trasportando una scheda di trasmissione militare. È vitale recuperare la scheda perché contiene dati cifrati necessari per inviare il segnale di pericolo alla flotta. È l'ultima speranza per l'arrivo dei rinforzi. Trova quella scheda e fallo in fretta. Temperatura di funzionamento del reattore oltre i livelli di sicurezza. Ufficiale tecnico dell'impianto 3. Durante la mia ispezione settimanale del sistema di raffreddamento, ho scoperto un'altra violazione delle norme di sicurezza. Come ho più volte detto, i manuali di servizio vanno seguiti alla lettera. Ciò include anche il cambiamento dei filtri del sistema di raffreddamento quando stabilito e non quando capita. Come sapete, i filtri sporchi causano un aumento di pressione nei tubi di rilascio del sistema di raffreddamento. Anche una piccola incrinatura in un tubo di rilascio può dislocare o distruggere il tubo di raffreddamento, surriscaldando il nucleo e verosimilmente facendo saltare l'intero impianto. Voglio essere chiaro, se vedo un'altra volta una cosa del genere, il responsabile di squadra verrà trasferito alla manutenzione delle fognature prima della fine della giornata. Paul Rahn, capo ufficiale tecnico dell'impianto 3. Condivido la preoccupazione della UAC in seguito al numero di malori dovuti allo stress che si stanno diffondendo nella base. Non capisco comunque il perché di un così alto numero di robot di sicurezza nel reparto 3. Potrete anche non essere d'accordo, ma mi fido di più delle condizioni mentali della mia squadra che di qualsiasi programma si trovi all'interno di quei cosi, il che mi porta alla ragione di questo rapporto. Oggi, a uno dei miei migliori ingegneri, Patrick Thomas, hanno quasi sparato quando uno dei robot non ha riconosciuto la sua autorizzazione. Esatto, sparato! Fortunatamente, una vicina squadra di manutenzione è intervenuta e ha distrutto qualcosa a colpi di chiave inglese prima che potesse inseguire Pat. Passeranno dei giorni prima che sia nuovamente pronto a tornare al lavoro e non credo che riuscirete a farlo avvicinare ancora a un robot. Il nostro è già un lavoro difficile senza dover anche evitare i proiettili.
Se dobbiamo essere trattati da carcerati, chiedo cortesemente che siano delle persone a sorvegliarci e non delle macchine. Temperatura di funzionamento del reattore oltre i livelli di sicurezza.